tutte le vetture sono là sullo schieramento, tutte pronte. Rombo dei motori, 900 cavalli, veramente assordante con le luci che stanno per spegnersi. E parte il Gran Premio di Russia con le vetture che si avviano verso la prima curva. Andiamo subito a vedere cosa succede. Altaman si è girato con... Che disastro! Sutile dietro, Sutile senza ala! Sutile senza ala! Sutile senza ala ed è con le dure! Magic che va all'interno, stavolta si affianca! E passa! Passa Magic, si prende il secondo posto! Mentre Magic adesso si fa vedere in maniera decisa con il copione che va all'interno, e ancora una volta Magic che è costretto a difendersi, prova ad andare all'interno, l'incrocio di traiettoria con Nico Fiore, mamma mia, lotta cardiopalma con Magic, super controllo, ha lasciato un virgolone per terra che per levarlo penso che ci vorranno anni e anni di lavoro. Attenzione, mamma mia, attenzione, mamma mia, lunghissimo, lunghissimo. Attenzione, Nico Fiore vicinissimo a Prost. Occhio, Nico Fiore dentro già adesso. E Magic rimane imbottigliato. Magic, attenzione. Magic dentro, wow. Mamma mia, Magic si infila. Si mette dietro la sagoma della mano di Prost. È uscito forte. È uscito via forte. DRS. È uscito vicino, va dentro. Nico Fiore difesa al limite, mamma, se non ha sfiorato il muro Magic, è già davanti, wow. È già davanti, non serve nemmeno la staccata, la Ferrari di Magic si prende la vetta e vediamo ora se ha la concreta opportunità di andare via. Nico Fiore ancora le calcaglia di Magic, mamma mia se le stanno dando. Attenzione, attenzione, cosa... È incredibile. Mauro che cerca di infilarsi ovunque perché è talmente più veloce, addirittura all'esterno, un po' proibitivo qui. Poi l'incrocio di traiettoria con Mauro che va dentro, poi con attenzione perché all'esterno e Itavendo rimane dentro, incrocio di traiettoria ancora tra i due e ora Mauro avrà anche il DRS, si è già quasi affiancato, no, si riaccoda, prende la scia, mamma che velocità Itavendo. Mamma mia se sono vicini. Oh, Sutil! Contatto incredibile fra i due piloni di testa, ne approfitta Itaven! E che beffa per Prost! Già zigzaga Magic che saluta il pubblico, con gli uomini del muretto Ferrari che salgono per la terza volta stagionale a festeggiare! E Magic passa e vince il Gran Premio di Russia! Alle sue spalle sta arrivando Itaven! Che conquista dopo una meritata pole position, un altrettanto, secondo me, giusto e meritato secondo posto, mentre terzo arriva Mauro e fa completare il podio, clamorosamente orfano dell'altra Mercedes di Nico Fiore.